Al momento la data da cerchiare col rosso è quella del 3 di maggio, ovvero il giorno in cui, se non succederanno altri eventi imprevisti, se la situazione si manterrà stabile dal punto di vista sanitario, finalmente il lockdown finirà. Finirà da un punto di vista generale, ma iniziano tutti i problemi della cosiddetta fase 2. Quella del ritorno alla normalità, o meglio ad una parvenza di normalità in questa tempesta virale che stiamo vivendo. E allora su questo si addensano molti interrogativi e su questo i cittadini, che sono stati obbligati responsabilmente, che hanno dato una grande prova di autodisciplina e di autocontrollo, di rigore nel corso di questi quasi 2 mesi. I cittadini hanno il diritto di avere delle risposte. Sono risposte che non devono arrivare dai virologi del Comitato Tecnico Scientifico, i quali svolgono il loro lavoro, lo fanno in maniera molto rigorosa, a volte persino rigida, come è tipico di chi fa lo scienziato, il tecnico, per l'appunto, ha un obiettivo molto preciso e cerca di massimizzare i risultati e definisce tutto il percorso, il cammino, all'insegna dell'obiettivo da raggiungere. Le risposte che dobbiamo avere in quanto cittadini sono invece quelle della politica, sono quelle della classe dirigente e sono risposte che non possono prescindere dal nesso strettissimo, dal nesso inseparabile che c'è tra la salute fisica e psicologica e la salute sociale ed economica, che vanno insieme. Ed è stato sicuramente un errore, probabilmente dettato dalla concitazione dell'emergenza, quello di non aver pensato da subito a quanto le interrelazioni tra questi due aspetti fossero fortissime e quanto per l'appunto le due dimensioni costituissero in realtà un tutt'uno. Quello che ci aspetta, come l'ha definita Romano Prodi, è un'autentica catastrofe economica. E dunque dobbiamo pensare a come sistemare, aggiustare, preparare degli strumenti, insieme a quelli che l'Europa ha già predisposto e che sta cominciando ad implementare. Un'Europa meno matrigna di quello che si dice all'interno del dibattito corrente. Ma poi c'è tutta un'altra sfida fondamentale, quella della socialità. Ovvero, usciti dalle case, dovremmo ritornare in società gradualmente, gradatamente, in maniera non immediata, con tutta una serie di diaframmi, di regole, di protocolli che sarebbe bene definire perché possano essere rispettati nel migliore dei modi. Il mondo del Covid è diverso dalla società precedente, eppure è nostro diritto ritornare a cercare di vivere quanto più normalmente possibile, cercando di tutelare nel modo migliore la nostra salute. E allora la socialità significa in che modo stare insieme, in che modo frequentare gli stessi spazi, in che modo utilizzare i mezzi di trasporto, in che modo tornare a lavorare laddove lo working e lo smart working, che hanno ricevuto un impulso importante, non possono però naturalmente costituire la totalità dell'orizzonte professionale lavorativo, soprattutto per alcune professioni che vengono svolte necessariamente a contatto con il pubblico e con i consumatori. Socialità significa anche pensare a quel modo di stare insieme che non riguarda direttamente la vita sociale, economica, materiale, ma che riguarda anche il discutere, il dibattere, il fare politica, il pensarsi come associazione, come insieme di cittadini. E allora tutti questi aspetti hanno bisogno di risposte. La socialità va ripensata mantenendone i suoi nuclei fondativi e fondanti, mantenendo quella dimensione dello stare insieme che è il senso stesso, come dicevano i filosofi greci, dell'uomo, che è un animale sociale e un animale politico. E su questa idea della riprogettazione della socialità non possiamo aspettare un decreto del 2 di maggio.